Benvenuti ancora nella mia stanza con un nuovo episodio di Wreck This Journal, ovvero distruggi questo diario. E siccome non ho ancora trovato le caramelle che colorino la lingua, non posso fare ancora quello della settimana scorsa, quindi andrò direttamente a quello di questa settimana, ovvero lega uno spago attorno al diario e farlo roteare selvaggiamente. Quindi adesso mi munisco di uno spago, in realtà non è uno spago ma un nastro, ma è lo stesso, non so. Lo leggo. Adesso spero che regga e di non distruggere niente soprattutto. Oh, regge. Ah! Ok, basta. Ouch. Adesso rimarrà legato a questo affare, perché tanto mi serve per dopo. È stato abbastanza emozionante, non trovate? Poi, seconda pagina. Impregna questa pagina con una profumazione a tua scelta. Ok, io per questa pagina ho scelto vaniglia nera di Bottega Verde, se non sbaglio, sì. Buonissimo. Ok, se me lo spruzzo in faccia è meglio. Oh. Si sta sciogliendo tutto. Bene. Adesso devo prendere il diario senza usare le mani. Prossima pagina trovo un modo per indossare il diario. Sinceramente non ne ho la minima idea. Proverò con un braccio. Se non mi prendo anche i capelli. Ecco. Indossato il mio diario come utilissima protezione per l'avambraccio. Ok. Poi sali in alto e fai cadere il diario. Ok, siccome in casa mia non ci sono scale o comunque posti da cui possa lanciare il diario, adesso prendo il diario, annesso il nastro, ok? Quindi adesso lo lancerò in aria, spero di non prendere il lampadario, e quindi... Whee! Oh, si è schiantato a terra e si è aperto. Yeah! Ok, la prossima pagina devo incollare una pagina a caso da un quotidiano. Ecco, io adesso mi procuro un quotidiano. Siccome l'ho lasciata abbastanza grande, adesso taglio la pagina che sporge. Voilà. Ok, la prossima pagina. Usa questa pagina come concime e guarda a deteriorarsi. Adesso prendo le forbici, siccome non la voglio strappare tutta, anche perché per deteriorarsi un sacco questa pagina ci vorrà un sacco. Quindi ho preso un quadratino. Qua c'è la mia bellissima pianta di ciclamini. Ecco qua. Adesso io la spingo nella terra. Questa pagina non sono stata molto brava. Fai un disegno veramente brutto. Qui ho disegnato Pikachu arrabbiato più o meno, oppure annoiato. E qua uno stickman. Non sono molto brava a fare i disegni brutti apposta, quindi lasciamo perdere. Metti delle cose appiccicose. Questa anche non l'ho fatta, cioè ho messo solo questa figurina, ma non so se sia giusta come cosa da reputarsi appiccicosa, quindi continuerò. Ok, l'ultima pagina è fingi di scarabocchiare su una busta da lettere mentre sei al telefono, e io ero al telefono e questo è ciò che ho scarabocchiato.
di rigori vari, niente di particolare. Anche oggi abbiamo finito con il nostro diario e ci vediamo la settimana prossima con altre 10 pagine. Potete seguirmi anche su Facebook, Instagram, Twitter e Tumblr, e oltretutto metterò tutte le istruzioni di questa settimana, comunque di ogni settimana, metterò le istruzioni sia in italiano che in inglese con relative foto, quando le faccio, prima della distruzione e dopo anche, sul mio blog, e tutti gli indirizzi sono nell'info box, quindi oltretutto se non l'avete ancora fatto potete iscrivervi al mio canale, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!